quando abbiamo pensato alla manifestazione, l'abbiamo pensata proprio per generare e per provocare questo. Quindi, diciamo, nella prima fase grande successo, poi chiaramente ci aspettiamo tanti visitatori che vogliono vivere sia l'arte, la cultura, ma soprattutto il sano divertimento all'interno di un borgo che è da favola. Ecco perché il borgo in favola. Esiste lo spirito di solidarietà, tant'è vero che noi in 2 anni abbiamo fatto adottare circa 200 bambini, quindi quello che si dice non è assolutamente vero, io lo vivo tutti i giorni. C'è tanta gente che sicuramente ti dice di no, c'è tanta gente che non è interessata, ma c'è tanta gente che invece ha l'esigenza di, io lo dico sempre, uno lo fa soprattutto per se stesso, nel senso che si rafforza psicologicamente e soprattutto è un'emozione stupenda quando riesci a dare una mano a qualcuno che addirittura non conosci. Io la vera rivoluzione la vedo nel fare, nel momento in cui la politica decide di fare, io sarò felicissimo, siccome del fare ne vedo poco, è chiaro che noi viviamo, tutti gli amici che hanno concorso a organizzare la manifestazione, 2 mesi di lavoro, fondamentalmente sono tutti abituati al fare, c'è una prima fase di progettazione che è minima, è piccola, poi c'è una grande fase che ti dà la possibilità poi di concretizzare quell'idea. Quindi il messaggio che do io, ma a tutti al di là della politica, è fate, costruite, perché la crisi si innesca nel momento in cui le menti si fermano e arretrano. Io ci ho tenuto a dire anche prima in conferenza stampa che sarà una manifestazione dedicata alla cultura in generale, ci saranno delle sculture bellissime, dei quadri, tutti artisti irpini, ma irpini non vuol dire locali perché locale è una cosa ristretta, no, artisti nati in Irpinia che operano in tutto il territorio italiano e speriamo che riescano a operare bene in tutto il territorio anche europeo e mondiale, a parte ne esageriamo, no? Dico per dire. Poi ci saranno la sezione che poi ne parlerà l'editrice del Papavero che riguarda i libri dedicati, le poesie dedicate a Massimo Troisi, il filo conduttore sarà esclusivamente Massimo Troisi, poi ci sarà la solidarietà naturalmente innanzitutto, sono 2 giorni dove non si mangerà, non ci si abbuffa. Non è che la gente deve venire per dire ho mangiato bene a Castelvetere, Uviner buono, no, ci sarà normale, cibo normale e noi diamo spazio appunto alle attività sociali e alle attività culturali. Esatto, soprattutto poi ci saranno questi 2 giorni dedicati a Massimo Troisi, che Massimo Troisi, come dicevo prima, è un modo di vivere, un modo di essere, a me, a Carmine, a Ciro Chiuguaglione, però insomma a Donatella, noi siamo cresciuti con Massimo Troisi e Pino Daniele. Massimo Troisi, ti ripeto, come artista non c'è niente da dire, non si può dire niente. Sarebbe bello cominciare a conoscere il Troisi uomo. Basta, non è che...